2 mesi che fermo. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Oggi dopo 2 mesi riutilizzo la macchina, infatti andrò al lavoro con questa. E dato che in molti me l'hanno chiesto, magari lasciate un bel like così so se portarvi altri video con questa macchina. Poi guardate tutto il video perché scriverò in basso il vincitore del giveaway che ho fatto sul mio profilo Instagram. Quindi date un'occhiata e buona visione. Partiamo che sono già abbastanza in ritardo. E anche cabrio, non so se molti di voi l'hanno visto, quindi direi apriamo pure, che è una bella giornata. Fatemi sapere se la visuale vi piace così, perché è tutto un esperimento, ho messo la GoPro sopra. Non so se magari è puntata troppo in basso, troppo in alto, vedremo. Allora, eccetto. So che partiranno i commenti, il cambio automatico, no. Ragazzi, allora, partiamo dal presupposto. Se voi l'auto la utilizzate tutti i giorni, così andare al lavoro, casa, scuola e abitate in città, anche automatica è abbastanza comoda. Sì, premetto che originale dell'Abarth non è il massimo, infatti è abbastanza lento. Questo è già stato rimappato, tranquilli. È già molto più veloce, più fluido, quindi non è poi così male. Non è un S-Tronic, certo, dell'Audi o un DSG della Volkswagen con la doppia frizione, però comunque si comporta molto bene. Se la prendete originale, la provate originale, salite, scendete subito dall'auto e ve ne andate. Così invece è accettabile. Poi il bello è che quando fate la cambiata è proprio la botta. Alla fine, come dicono in molti, l'Abarth è proprio un go-kartino, diciamo, nel senso che vi divertite parecchio, è molto leggera. Soprattutto nei tornanti. Adesso è ancora un po' fredda, faccio scaldare un attimo e poi ci do gas. Ok, strada libera.
Vi consiglio di sempre di disinserire il TTC se non c'è bagnato, che vi divertite un po' di più. Dopo 2 mesi riprenderla in mano, devo dire che mi è mancata. Ah, in più non è neanche in sport. Tasto sport, prende qualche cavallo in più e si alza le pressioni del turbo. Sempre da divertirsi. Cabrio con queste giornate è il top, credetemi. L'unica roba quando superate una certa velocità si sente parecchio il vento, però è l'unico lato negativo. Poi non so se sentite, magari vi faccio anche un video riguardo tutte le elaborazioni che ho fatto se vi interessa. Chiudo così sentite meglio. Ho messo un filtrino che quando lasciate il gas fischia. Scoppiettino che fa è qualcosa di unico. Non so come sarà questo video perché c'ho sempre il sole in faccia, quindi magari ne farò un altro fatto meglio, che pulisco anche il parabrezza che c'è su tutta la polvere. Dato che sarà già uscito il nome del vincitore, volevo fargli le mie congratulazioni e scrivimi su Instagram che provvederò a spedirti il pacco.
Vi ringrazio anche a tutti per il supporto che mi state dando e mi avete dato sia su Instagram che su YouTube, perché per dire l'anno scorso ero fermo a 13.000 followers, adesso siamo più di 100.000 quasi, quindi sono veramente contentissimo. Eccoci. Bene ragazzi, il video termina qua, iscrivetevi al canale e come sempre ci vediamo in un prossimo video.